Il ricordo degli attentati di Parigi con la sottolineatura di un Occidente indifferente, quando non colluso con forze sostenitrici del califfato ISIS in Siria, l'argomento con il quale il sindaco di Pistoia Samuele Bertinelli ha aperto il tradizionale discorso di fine anno rivolto alla città dalla Sala Maggiore del Palazzo Comunale. Intervento che sul fronte internazionale ha poi sottolineato anche la crisi istituzionale che attanaglia l'Unione Europea, con conseguente paralisi e il preoccupante portato del risorgere di nazionalismi e populismi. Venendo al quadro locale, il sindaco ha insistito sul coinvolgimento sempre maggiore dei rapporti tra ente e mondo dell'associazionismo, per cui a breve sarà in consiglio per l'approvazione un regolamento sulla partecipazione. Al consiglio quindi, ringraziato per il lavoro svolto, un richiamo a sostenere un dibattito più alto che superi le dispute del momento. Quindi temi dell'economia, con la rivendicazione proprio negli anni della crisi di investimenti in opere a partire dalle infrastrutture per 22 milioni di euro, strada intrapresa senza ricorrere a nuovi mutui. Il passaggio di Ansaldo Breda ai Taci, stimata soluzione positiva, date le condizioni in cui si è attuata, pur con il rammarico per l'occasione persa per l'industria nazionale. Altro aspetto su cui il sindaco ha speso parte rilevante del suo discorso, la cultura, con il dossier per Pistoia Capitale, selezionato tra i primi 10 a livello nazionale, e contenuti che saranno sviluppati nei prossimi mesi. Tra le opere cruciali per la città, il punto sul progetto di riqualificazione dell'area del vecchio ceppo. Il 22 dicembre, in attesa del via ai lavori di abbattimento, saranno intanto inaugurate le prime sale del Museo della Medicina. Un discorso articolato, quello tenuto da Samuele Bertinelli, con parola più ricorrente: solidarietà. Abbiamo bisogno di più solidarietà. Pistoia è una comunità solidale, è una comunità operosa, che ha radici antiche di fratellanza e disponibilità verso gli altri. E lo ha dimostrato in questi mesi, in questi anni, continua a farlo, in un tempo certamente difficile. Penso all'accoglienza che è stata riservata a tutti i profughi richiedenti asilo sul nostro territorio, anche alla loro capacità di interazione, di integrazione positiva con i cittadini pistoiesi, ma penso anche alle numerosissime associazioni, al volontariato sociale, culturale, che ogni giorno gratuitamente impegnano il proprio tempo, quello dei propri volontari, per una città migliore, più bella, più accogliente e appunto più solidale. Non credo che si possa dare una città più bella, più attrattiva e più accogliente se non è anche una città capace di esprimere solidarietà. Da questo punto di vista l'amministrazione ha fatto delle proprie politiche pubbliche per il sostegno alle persone in difficoltà, il baricentro, la stella polare della propria iniziativa. In questi anni abbiamo moltiplicato, quasi raddoppiando, l'investimento, perché tale lo consideriamo, nelle politiche pubbliche per il welfare, in una logica non risarcitoria ma di promozione attiva delle persone con i loro diritti, e insieme abbiamo abbattuto il debito consolidato dell'ente, cioè abbiamo fatto il contrario di quello che da 20 anni a questa parte a livello nazionale governi sia di destra che di sinistra hanno purtroppo fatto in Italia: aumentare il debito pubblico e tagliare la spesa per le persone.